Samuel Stern numero 26, il figliol prodigo. Per il rosso di Edimburgo le cose si fanno sempre più complicate. Agenti Alfa, buongiorno e bentornati sul canale. Oggi torniamo a parlare di Samuel Stern, il nostro caro rosso di Edimburgo, e lo facciamo facendo due chiacchiere sul numero 26, il figliol prodigo. Siamo ormai entrati nel terzo anno di vita editoriale di Samuel Stern. Le cose continuano a svilupparsi, ma ahimè, devo dire che qui le cose si fanno sempre più complicate. Si continua ad aggiungere tutta una serie di elementi a quella che è la continuity narrativa di Samuel Stern, perché ci sono chiaramente degli albi che possono essere letti singolarmente, e tutto sommato anche questo, però ecco, nell'ottica della cornice di questa grande storia che avvolge tutta la saga editoriale di Samuel Stern, bisogna dire che anche in questo numero si vanno a mettere ulteriori semi su questa vicenda che pare essere sempre più grande, pare uno scenario che in qualche modo, albo dopo albo, ci fa scoprire qualche elemento di più. Veniamo velocemente ai crediti. Allora, soggetto e sceneggiatura di Gianmarco Fumasoli, disegni di Pietro Antonio Bruno, e la copertina, come sempre, a sei mani di Piccioni, di Vincenzo e Tanzillo. Copertina veramente molto bella. Come potete vedere qui è cambiato appunto nuovamente il logo, che già dello scorso numero praticamente va ad adeguarsi e ad avere un'uniformità cromatica con il resto della copertina. Che dire di questo albo? Si parte con uno scienziato, presumibilmente un biologo, che sta effettuando degli studi, e durante uno di questi suoi esperimenti nel suo laboratorio ha un colloquio piuttosto spiacevole, ma tutto sommato non particolarmente drammatico o violento, con la moglie in merito all'affidamento della figlia. Probabilmente questa coppia si sta separando o si è separata, e sono lì a parlare appunto di quanto quest'uomo abbia il diritto di vedere la propria figlia. Avviene una di quelle discussioni, ahimè, che purtroppo succedono sempre di più nelle nostre famiglie, e quest'uomo dalla rabbia rompe lo smartphone e esce nel corridoio per andarsi a mangiare uno snack. E in questo contesto la sua attenzione è attirata da alcuni rumori che vengono da un corridoio. Lui si volta e vede una sorta di ombra, un essere nell'oscurità. Lui è incredulo, cerca di calmarsi, chiama la sicurezza, ma comunque rimane molto, molto spaventato. Fatto sta che in un certo momento questo biologo non riesce a sfuggire, ecco, a un attacco di questa ombra, di questo essere, e il nostro fumetto, diciamo così, cambia scenario. Ecco, a questo punto questa storia si gioca su più piani, perché ci ritroviamo a una situazione più intima, dove Angus sta cercando di spiegare a Samuel Stern cosa sta succedendo, come si comportano queste entità che, in seguito, ecco, all'apertura del varco, visto nei numeri 23-24, sono in parte passate al nostro mondo. Samuel Stern sta cercando di capire, e contemporaneamente si sta muovendo anche l'agenzia con l'agente Gillian, quello, diciamo, se vi ricordate, che in qualche modo dirige quella sorta di agenzia in stile X-File. A un certo punto quest'uomo si presenta da Angus, e dicendo a Samuel Stern che ha bisogno di lui. E in seguito appunto ci sono un sacco di confronti, ci sono tanti colloqui fra di loro, e Samuel Stern viene avvisato che qualcosa è successo. Quindi loro decidono in qualche modo di prendersi a cuore il caso di questo uomo che è sparito, perché c'è anche il timore che quest'uomo, che chissà cosa può aver fatto. E allora vanno appunto in missione, ecco, tutti e tre, a vedere cosa ha combinato questo biologo, questo uomo. La cosa, secondo me, molto bella ai fini di questa storia è che viene coinvolto anche l'agente Cranna. Ed era un po' mio sogno vedere un confronto fra Gillian e Cranna. Infatti non se le mandano a dire. Cranna chiaramente è un agente molto scettico, lo sapete, un po' rozzo, un po' terra terra, e il fatto di trovarsi davanti a questo
gente che si occupa di cose, diciamo così, paranormali, lo manda su tutte le furie. Sono un po' due uomini alfa che si scorrono, sembrano per certi versi anche padre e figlio, infatti Samuel Stagli lo fa notare. In ogni caso, questa nuova squadra, un po' ben assortita con queste quattro personalità, va a cercare quest'uomo in fuga, forse entrato in contatto con questo essere, con questo demone, e lo vanno a cercare perché ha commesso una cosa terribile nei confronti della moglie e che non vi sto a dire chiaramente, e potrebbe aver messo in pericolo anche la bambina. Io non vi dico altro, vi ho già detto forse anche troppo, ma ho cercato solo di spiegarvi gli scenari che abbiamo davanti. La storia andrà avanti in modo particolare. Ci sono alcuni elementi che ricordano veramente X-File. Io, secondo me, qualche citazione c'è perché ho trovato due cose che mi ricordano distintamente degli episodi di X-File. Ed è molto interessante. Il problema di questo albo, secondo me, è che faccio non una critica, ma è una considerazione a come sta andando avanti Samuel Stern. Continua a mettere carne al fuoco e diciamo, tanta carne al fuoco, secondo me, è una cosa molto positiva per chi ha intenzione di seguire questa serie a lungo termine. Cioè, i veri appassionati di Samuel Stern, preciso che io l'ho comprati tutti, quindi io in questo momento faccio parte di questa categoria, veri appassionati di Samuel Stern, chiaramente probabilmente fra un po' di tempo, quando il cerchio sarà chiuso, avranno un meraviglioso puzzle completato e uno scenario assolutamente apprezzabile a 360 gradi. Finora noi abbiamo tutte queste belle storie, come dicevo all'inizio del video, che però continuano a mettere dei semi a questa grande saga. Di conseguenza la storia di Samuel Stern continua ad andare avanti, continuiamo ad avere dei nuovi casi da affrontare, continuiamo ad avere comunque dei nuovi elementi che vengono messi sul piatto, nuove verità, nuove ipotesi sul comportamento di questi demoni, anche in seguito all'apertura del varco che abbiamo visto negli ultimi due albi dell'anno scorso, e continuiamo a chiederci dove vogliamo andare a parare. Cioè, anche il finale di questo album, che si collega anche con alcune pagine di inizio album, è un finale sorprendente, cioè ci butta lì degli elementi che chissà se saranno già affrontati nei prossimi numeri, oppure se magari dovremo aspettare la fine del terzo anno per sapere dove andare a parare. Sicuramente, messa in questi termini, è un'operazione, dal mio punto di vista, molto interessante. Non so quanto il lettore di oggi, che vuole tutto veloce, vuole tutto in fretta, vuole capire tutto al volo, riesca veramente ad apprezzare quello che si sta spiegando qui. Io questo album l'ho letto due volte di nuovo e recentemente non è il primo album che mi costringe piacevolmente, chiaramente, a una seconda lettura, perché va veramente un pochino approfondito, vanno riletti alcuni passaggi per capire bene come si incastrano. Mi chiedo se il lettore moderno rischia di essere preso un po' per sfinimento da questo tipo di situazione. A me piace, come molti sanno, io non seguo tantissime testate nuove, punto più diciamo a recuperi in stile vintage, però per chi ha veramente magari 7-8 testate e magari le legge e vuole portare anche i contenuti sul canale, fare una riflessione approfondita su tutti questi albi comincia a diventare un po' complicato. E albi come questo qua di Samuel Stern, che a me piace molto perché comunque mi fa riflettere, mi fa pensare, è anche una seconda lettura, la faccio sempre molto volentieri, devo dire che potrebbero essere delle storie non per tutti, perché magari c'è chi si spazientisce. Comunque vi faccio vedere qualche tavola così velocemente. Ecco, mi è piaciuta tantissimo questa. Guardate un po' questa pagina divisa in tre, dove c'è un unico disegno, e Samuel e Angus che scendono le scale, che praticamente vanno a creare tre vignette diverse. A me è piaciuta molto questa scena. I disegni sono veramente ottimi. Mi è piaciuto questo taglio delle singole vignette con i bordi molto accentuati. Qua ricorda, diciamo chiaramente, un po' tanto la gabbia Bonegliani. Non ho visto in questo albo tantissime variazioni sul tema, ma ci sta. Cioè, Samuel Stern non è che deve ogni albo fare l'albo dell'anno e tira fuori dal cilindro la magia della cosa mai vista, però
In questo caso, secondo me, in questo albo i disegni sono molto classici, l'impostazione anche, e questi bordi molto accentuati in qualche modo mi hanno restituito una sensazione un po' cinematografica, mettiamola così. Disegni comunque di alto livello, ci sono delle tavole tipo queste, molto, molto sfumate, con questi chiaroscuri molto, molto di personalità, diciamo così, no? Ecco, secondo me è un bell'albo che assolutamente, assolutamente consiglio l'acquisto, però già secondo me questo è un albo che se non si conosce un po' il mondo di Samuel Stern, letto da solo, a mio modo di vedere, non fa apprezzare completamente quello che si sta realizzando su Samuel Stern. Io l'ho apprezzato perché so cosa c'è dietro, ci sono anche diversi riferimenti a albi precedenti, ci sono un po' di asterischi, sapete, in fondo alla pagina. Secondo me, se uno non sa, non conosce un po' quel pregresso lì, apprezza questa storia, ma gli rimane qualcosa di insoluto, qualcosa di sospeso, perché è una storia che in realtà, come se non finisse, non penso che continui nel prossimo numero, va un po' interpretata. Uno si può fare un po' un'idea di come andrà a finire. Secondo me c'è appunto qualche riferimento a X-File, quindi uno può pensare a quel tipo di epilogo lì, però davvero secondo me rimane un po' in sospeso. Se dovessi trovare proprio un pelo nell'uovo, che è una storia veramente adatta a chi segue già Samuel Stern, ma non forse al lettore neofita della serie, perché effettivamente vengono a mancare un po' di elementi. Questo è il mio parere, poi probabilmente questo è un. Ci saranno persone che lo definiranno un capolavoro e a me verranno a tirare le orecchie, però questa è la mia modesta opinione e come sapete io non do mai giudizi trancianti sui fumetti. Io vi saluto, vi ringrazio tanto per l'ascolto, il canale è piccolino ma cresce con i suoi ritmi tranquilli, sta crescendo e speriamo che col prossimo anno io riesca a trasformare questo canale in quello che in realtà è il mio progetto originale, che per il momento, per qualche problemino tecnico, non sono ancora riuscito a portarvi in modo definitivo. Quindi vi saluto, ci vediamo al prossimo video e buon Samuel Stern.